Ciao a tutti, sono Hiro. Grazie per aver seguito il mio canale. Oggi sto andando verso la città di Nagano con i miei genitori. Da casa mia ci vuole un'oretta di viaggio con la macchina. C'è anche l'autostrada, ma all'andata vogliamo andarci con calma e prendiamo la strada normale. In città di Nagano c'è il grande tempio buddista famoso Zenkōji. Quest'anno c'è la mostra di tesoro nazionale, la statua di Amida Buddha. La mostra si terrà una volta ad ogni 7 anni, solo 60 giorni durante questo periodo. Quindi ci sarà tanta gente che viene apposta per vedere il prezioso Amida Buddha. Ci siamo fermati un attimo qui, Shinanomachi, in prefettura di Nagano. Qui c'è la casa natale di un grande poeta di haiku di XVIII secolo, Kobayashi Issa. Di fianco alla sua casa natale c'è un museo commemorativo. Questa è la casa natale di Kobayashi Issa. Si può entrare anche dentro. Issa nacque in una famiglia di contadino a Kashiwabara ed ora chiamato Shinanomachi. Infatti, la casa è tipico stile da casa giapponese tradizionale da contadino. Qui c'è il salotto dove dormivano. E qui c'è il camino dove cucinavano. Issa visse in questa casa fino all'età di 15 anni, poi si trasferì ad Edo, ora Tokyo. Ha vissuto lì per oltre 20 anni. Ora spostiamo verso la città di Nagano. Questi alberi sono tutti meli. Qui è famoso per la coltivazione di mela. Ora coltivano anche altre frutta, come pesche, susine, prugne, ciliegie e uva da tavola. Qui anche famoso per la coltivazione di grano saraceno. Con la clima di questa zona, la pianta di riso non cresce bene. Allora il grano saraceno è stato coltivato per molto tempo, anche ora. Siamo entrati in città di Nagano. Ci sono oltre 370.000 abitanti in questa città. Quindi una città abbastanza grande. Nel 1998 ci sono stati i Giochi Olimpici Invernali a Nagano. Queste macchine in fila, tutti vogliono andare al tempio Zenkōji, inclusi anche noi. Ecco, siamo arrivati al tempio buddista Zenkōji. Come avevo previsto, c'è tantissima gente. Vedete la fila chilometrica per vedere la statua di Amida Buddha. Di solito questo tempio è molto tranquillo e c'è molto meno gente. Volevo fare una piccola preghiera, ma io e i miei genitori non ci piace stare in mezzo alla gente. Ci torneremo con calma per un'altra occasione. Ora vi presento alcuni street food i quali si mangia all'approccio del tempio. Sull'approccio vendono anche amuleto, rosario buddista come souvenir. Su questo approccio ci sono diversi negozi di souvenir, farmacia, ristoranti, bar e caffetteria. Ho preso questo snack, si chiama Oyaki, un tipico snack di questa zona. La farcia sia dolce che salata, avvolto con l'impasto a base di farina di grano tenero e di grano saraceno.
grigliato sulla piastra. Ho preso uno con ripieno salato di verdura, si chiama Nozawana. La pianta di Nozawana è proprio la specialità della prefettura di Nagano. Questo è un negozio di cracker di riso, in lingua giapponese osenbei oppure okaki. Qui ho preso un gelato al tè hojicha. Allego il link del video dove spiego cos'è hojicha. Questi sono i dolci dessert a base di patate dolci. La famosa catena di caffè Starbucks diventa un po' nipponica qui in Giappone. Ora mi sento il mio stomaco sia contento. Durante il periodo della mostra, anche i monaci buddhisti sembrano impegnati. Ora spostiamo verso nord-est della città di Nagano. C'è un parco dove ci sono le scimmie che fanno il bagno nell'acqua termale. Grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, mettete mi piace e ci vediamo alla seconda parte del video. Mattane!